Buongiorno a tutti e benvenuti ancora una volta nella mia pausa caffè. Oggi vi volevo parlare di una funzione che fa risparmiare molto, molto tempo ed è quella della selezione automatica in Maestro 3D Dentastudio. Una volta che noi abbiamo inserito le nostre impronte digitali o scansioni da scanner da banco e modellato i modelli secondo le nostre abitudini, andiamo a selezionare un'arcata alla volta e dal modulo Setup virtuale andiamo a selezionare segmentazione automatica. A questo punto il programma ci fornirà una prima proposta di segmentazione che noi potremo andare a correggere. Ad esempio, in questo caso vediamo che la numerazione non è corretta perché manca l'elemento 25. Il programma non è in grado di riconoscere dalla forma del dente l'elemento mancante e di conseguenza dovremo andare a variare il numero di questo dente. Come fare? Con il selettore andiamo sull'elemento, tasto destro del mouse, si apre una schermata che ci propone tutta la numerazione completa. A questo punto lo andremo a correggere e di conseguenza rinumererà tutti gli altri elementi in forma progressiva e corretta. Altra cosa che possiamo fare qual è? Ad esempio, per qualsiasi regione abbiamo deciso di non segmentare gli ultimi due elementi. Come possiamo fare? Possiamo andare attraverso il selettore di zona tenendo premuto CTRL, vedete qua le indicazioni, aumentando magari il cursore con la rotella del mouse, andiamo a selezionare una zona, rilasciamo tutto e questa zona verrà riconosciuta come gengiva e quindi non zona da segmentare. Un altro modo, forse anche più rapido, è quello di selezionare Unisci e dividi con Shift e pulsante sinistro del mouse, andiamo ad unire due zone, cioè quella della gengiva e quella della zona da eliminare. E questa zona sarà tolta. Possiamo farlo per l'elemento completo, quindi sempre maiuscola, partiamo dalla zona della gengiva, andiamo sulla zona da eliminare, rilasciamo tutto e questa zona verrà tolta. Quindi questi elementi non verranno segmentati. Un altro caso in cui ci possiamo trovare abbastanza spesso è questo. Nel caso degli incisivi superiori soprattutto, possiamo avere delle volte un cingolo molto prominente e quindi il programma riconosce il cingolo non tanto come parte del dente, ma come margine gengivale. Andiamo a simulare questo, quindi selettore di zona, CTRL. Ecco, a grandi linee facciamo finta che questa sia la situazione di un cingolo non riconosciuto. Anche qui possiamo fare in due modi, sempre con il selettore di zona, in questo caso Shift, tasto sinistro del mouse, andiamo a disegnare quest'area, rilasciamo e lo riconosce come dente. Altro sistema, doppio clic sull'elemento, appariranno i pallini della polilinea che noi possiamo andare a sistemare a nostro piacimento. Questo diciamo in una primissima fase della segmentazione. Controlliamo che non ci siano delle macro zone di andare a correggere, ma ripeto, più
l'impronta è definita, con immagini definiti, più questa fase sarà veloce e precisa. Passiamo alla fase successiva, andiamo avanti, e qui ci proporrà le linee di taglio definitive dei denti, e anche in questa fase noi potremo andarla a modificare a nostro piacimento, come si faceva poi nella versione precedente. Ecco qua. Quindi, se notiamo anche qua delle linee che non ci piacciono, possiamo andarle a correggere. Vi invito a non andare a perdere troppo tempo per questi piccolissimi movimenti. Perché? Perché noi qui vediamo il dente decisamente più grande. Nella realtà si tratta di pochissimi decimi di millimetro e quindi sono praticamente irrilevanti. Quello che invece vi invito a fare è prestare attenzione a queste zone, andare a correggere queste zone. Perché? Perché se noi lasciassimo così come ce l'ha proposto il programma, questa parte, vedete, verrebbe riconosciuta come parte dell'elemento. In fase di movimentazione, questa zona potrebbe andare in collisione col dente adiacente e di conseguenza darci delle indicazioni riguardo l'IPR o allo stripping che non sono assolutamente esatte. Per cui qui vale la pena perdere un po' di tempo e andare a modificare le zone interprossimali nella maniera più precisa possibile. Vedete anche qua? Tutte queste zone sarebbero, ecco, vedete in questo caso, questa zona sarebbe riconosciuta come dente, ma in realtà non lo è. Quindi in un attimo andiamo a modificare e a correggere queste zone. Tutte queste altre correzioni, diciamo, sono a carattere estetico più che altro. Controlliamo anche nella parte linguale, vediamo che tutto sommato può andare e quindi siamo pronti per passare alla fase successiva. La fase successiva è quella della determinazione degli assi e del centro di resistenza. Questo è un argomento che a mio parere è molto molto importante, per cui merita un approfondimento e un appuntamento successivo, anche perché la mia pausa caffè è terminata, devo tornare a lavorare. Di conseguenza vi saluto e vi do appuntamento alla prossima occasione e arrivederci.